Ciao ragazzi, sono Fabio Albanese, sto concludendo il mio quarto anno in Evolution Travel. Ho iniziato, in realtà sono entrato a dicembre 2013, poi a gennaio 2014 ho fatto i due corsi di formazione, ho iniziato l'attività e ho fatto l'attività per alcuni anni come part-time, come secondo lavoro. Anche comunque gli anni iniziali sono comunque un po' impegnativi e da quest'anno invece poi è diventata la mia attività a tempo pieno e sono contento di questa esperienza, di questa opportunità che ho intrapreso, che ho avuto all'interno del network, dove ci sono molte persone con cui poter crescere, anche per uno come me che arrivava in realtà da lavori differenti a una formazione completamente diversa, perché sono un perito meccanico che ha fatto agente di commercio, responsabile della grande distribuzione, quindi non avevo una formazione sicuramente turistica, tranne l'esperienza che avevo fatto di viaggi, magari anche organizzati con dei tour operator, e quindi tante cose le ho fatte legate molto alla mia esperienza. All'interno del network il ruolo del PRG, che vuol dire promotore riferimento gruppo, è una persona che affiancando la sua attività di venditore è di supporto per un gruppo di altri venditori. Questa attività prevede degli incontri durante l'anno, un'attività di formazione chiamata incontri di gruppo, dove ci si trova anche di persone, insomma, per poter parlare, approfondire degli argomenti che aiutano le nuove persone che entrano, le persone che fanno parte del proprio gruppo di lavoro a migliorarsi, a confrontarsi e a cercare di crescere. Questa attività viene fatta anche attraverso una chat che abbiamo su Skype, dove nel momento in cui il consulente sta facendo la propria attività e ha un dubbio può scrivere in questa chat direttamente al capogruppo, al PRG, piuttosto che ai colleghi dello stesso gruppo che possono aiutarlo a risolvere la problematica che ha nell'immediato, insomma. La maggiore difficoltà che ho avuto nell'intraprendere questa attività probabilmente è stata legata a rompere un po' il ghiaccio in fase iniziale, nel senso che avevo fatto già vendita, che ho fatto rappresentante per alcuni anni e comunque lavorando nella grande distribuzione avevo comunque contatto col cliente. Però la difficoltà è diversa quando hai poi lo strumento esclusivamente della tua voce, quando contatti le persone, e quindi riuscire a trovare un modo giusto per comunicare con le persone senza farsi percepire come un call center, perché il rischio è anche quello, è stata questa secondo me. Rotto il ghiaccio in quella direzione, ho sempre pensato di potercela fare questa attività e sono convinto che il 70-80% delle nostre vendite passano dal primo approccio che abbiamo telefonico col cliente, dove dobbiamo far percepire le nostre competenze e la conoscenza del prodotto, ma riuscire anche a entrare un po' in empatia col cliente, perché comunque dobbiamo cercare di rompere un po' il ghiaccio. E di conseguenza a questo punto la più grande soddisfazione è quella poi della vendita, perché quando si riescono a vendere le vacanze, anche importanti, non necessariamente a livello di fatturato, ma vedere una persona che ti prenota una vacanza solo perché ha ricevuto una mail da te o ti ha sentito parlare al telefono e poi ritorna perché si è trovata molto bene e ti fa pubblicità con altre persone, credo che quella sia la soddisfazione maggiore che ho avuto. Il consiglio che posso provare a dare a quella che è stata la mia esperienza per chi vuole iniziare questo percorso è di crederci fino in fondo e di applicarsi, perché è comunque un'attività molto stimolante, è molto bello, è molto facile pensare che sono libero perché non devo andare a recarmi al lavoro in ufficio, perché basta che ho un computer, una connessione wifi e posso lavorare. Sì, questi sono gli aspetti positivi. Dietro c'è un grande lavoro, serve una grande conoscenza delle destinazioni dei prodotti, serve una conoscenza commerciale e serve una grande determinazione a non mollare. Quindi questo secondo me è la cosa più importante, crederci fino in fondo e applicarsi, perché può funzionare, può portare dei risultati e poi le soddisfazioni sono grandi, almeno quanti sacrifici fate per ottenerle.